Bentrovati nel canale Arte Allegra. Oggi in questo video vi mostrerò la ricetta di come fare le fette biscottate. Credetemi, nulla di più semplice. Tuttavia, vi invito a guardarlo fino alla fine, perché tutte le volte che ognuno di noi le mangia a colazione, succede sempre lo stesso rituale. Si rompono in una maniera incontrollata e soprattutto, se sopra di esse c'è la marmellata o il miele o la Nutella, allora cadono sempre dalla parte condita. Di seguito gli ingredienti per prepararle. Sciogliere il lievito con la birra e il miele. Nel frattempo fate sciogliere il burro con il latte nel microonde. Mettere nella planetaria le due farine, lo zucchero e il lievito sciolto. Far impastare e aggiungere il latte con il burro sciolto. L'impasto deve essere morbido e compatto. Lavorare alcuni minuti con le mani e farlo lievitare nel forno spento ma con la luce accesa fino al raddoppio. Una volta pronto, stiratelo con il matterello, quindi arrotolatelo su se stesso e ponetelo a lievitare nel contenitore per il pan bauletto ricoperto in precedenza con della carta forno. Far rilievitare e infornare a 180 gradi per 20-25 minuti in un forno ventilato. Spegnete e lasciatelo fino a quando non si sarà completamente raffreddato. L'indomani ponetelo su un tagliere e con il coltello del pane tagliatelo a fette regolari. A questo punto ecco l'idea che ho avuto. Con il coltello del pane incidetelo leggermente facendo delle linee verticali e orizzontali solamente da un lato della fetta. Sistemarlo quindi nella gradella coperta da carta forno e mettetelo nel forno a 140 gradi per 30-35 minuti, rigirandolo di tanto in tanto. Trascorso il tempo, fare raffreddare. Ed ecco il risultato delle mie fette biscottate pretagliate. Come vedete si vedono le linee. Ecco qui ci sono quelle mie e quelle industriali. Riponetelo in un contenitore con un coperchio e credetemi, dureranno a lungo rimanendo sempre fresche. Sono pronta per gustarmi una tisana con le mie fette biscottate. Al prossimo video. Ciao e una buona giornata a tutti.